Ciao, ti ricordiamo di iscriverti e mettere un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie e buona visione. Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno preso il testimone in modo impeccabile da Alberto Matano. Da allora guidano con maestria il programma estivo che ha preso il posto di Vita in diretta. La coppia dinamica compare sullo schermo giorno dopo giorno, senza concedersi pause, neanche durante il Ferragosto. Tuttavia, un imprevisto si è verificato il 16 agosto 2023. Nunzia De Girolamo, la vivace conduttrice, ha avuto un contrattempo di salute il giorno precedente. Ignari degli spettatori, si è sentita indisposta e persino svenuta dietro le quinte di Estate in diretta. È stata presa un'azione rapida e lo spettacolo è proseguito. In modo sorprendente, sia lei che Gianluca Semprini sono apparsi in studio il giorno successivo, seduti su sgabelli, una deviazione dalla loro consueta postura eretta. Perché il cambio di seduta? Ha chiesto Nunzia De Girolamo, cercando di affrontare direttamente la questione. Con un tocco di scherzo, ha aggiunto: "Non teniamo il pubblico sulle spine più a lungo. La verità è stata rivelata, la salute non era dalla sua parte. Devo confessare", ha ammesso, "non mi sentivo al meglio". Pronta a distendere la situazione, ha aggiunto: "Sapete, eravamo un po' esausti dopo il Ferragosto. E sì, abbiamo lavorato anche durante il Ferragosto". Riconoscente per il supporto del suo collega, ha esteso la sua gratitudine: "Gianluca, sei un vero gentiluomo. La tua gentilezza non conosce confini". Tuttavia, il suo co-conduttore ha deviato i complimenti, con la sua solita umiltà, osservando: "Potrei essere un gentiluomo, ma la vera verità è che sei svenuta e ho pensato che fosse meglio sedersi, giusto nel caso". Non si può mai essere troppo prudenti. Un tocco di tenerezza aleggiava nell'aria. Questo inaspettato cambio di scenario aveva una dolcezza sottostante. E così, ecco a voi un racconto di svolte impreviste e autentica camaraderia, dove lo spettacolo deve continuare, nonostante le sfide che si presentano. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.